Torniamo all'esempio precedente, la ruota di raggio 10 cm che compie un giro completo in 8 secondi. Vogliamo calcolare il valore numerico della velocità, cioè la velocità scalare, detta anche velocità tangenziale o velocità lineare. Tangenziale perché rappresenta il valore numerico di questa velocità che è tangente alla circonferenza. Per definizione la velocità è data dal rapporto tra quanto spazio percorre il punto e quanto tempo impiega a percorrere quello spazio. In questo esempio è conveniente prendere un intervallo di tempo delta t di un secondo e lo spazio percorso in un secondo è questo arco delta s, è l'arco AB. Quindi la velocità si calcola dividendo la lunghezza di questo arco AB diviso un secondo, però noi non conosciamo quanto è lungo questo arco AB. Lo potremmo conoscere facilmente dividendo tutta la circonferenza diviso 8, perché di questi archi identici ce ne sono 8 nella circonferenza. Oppure invece di utilizzare questa formula, possiamo utilizzare quest'altra che in fondo è la stessa. Soltanto che invece di prendere un secondo di tempo prendiamo un periodo, in questo caso sono 8 secondi. Quindi la formula è sempre la stessa, lo spazio percorso diviso il tempo. Ma siccome adesso noi prendiamo un intero periodo, quindi 8 secondi, lo spazio percorso è tutta l'intera circonferenza. Quindi lo spazio percorso diventa 2π r e il tempo impiegato diventa un periodo. Andiamo a sostituire i valori numerici, 2π per 10 cm, il raggio della circonferenza, diviso il periodo 8 secondi. Ed ecco il valore che dicevamo prima, 7,85 cm al secondo. Questo risultato è anche intuitivo perché vediamo che questo arco percorso ogni secondo risulta minore di 10 cm. 10 cm è il raggio. E questo arco invece è lungo un po' meno, 7,85 cm. Come si vede anche dal disegno, questo arco è leggermente più corto del raggio. E questo è anche in accordo con il fatto che questo angolo delta alfa, l'angolo che viene descritto dal punto in un secondo, è un angolo minore di un radiante. Infatti, questo delta alfa è di 45 gradi. Mentre invece sappiamo che un radiante è di circa 57,3 gradi, quindi questo angolo è meno di un radiante e giustamente significa che l'arco che sottende delta S è minore del raggio e infatti sottende un arco di 7,85 cm, che è minore di 10 cm che è il raggio.